Renato, avremmo delle testimonianze ancora, se possibile. Sono in fondo alla sala. Se possibile, avremmo delle testimonianze sì. che vorrebbero parlare. Bene. Brevemente una chicca in modo che noi possiamo chiudere. Sì, prima di tutto siamo dell'associazione Better di San Marino. Vorrei ringraziare tutti, soprattutto gli organizzatori di questo veramente dialogo che è stato molto bello. Spero che sia, diciamo, che migliori, diciamo, anche negli anni successivi. Vorrei solo dare una testimonianza a una cosa che abbiamo vissuto, perché questo incontro che parla di dialogo, noi come associazioni non è stato proprio, la nostra esperienza non è stata molto positiva, perché abbiamo cercato di avere come associazione islamica anche un posticino, diciamo, dove anche poter insegnare ai nostri figli il Corano, come si diceva prima, per non cadere in quell'errore che, dove tanti cadono, perché è l'ignoranza che causa tutti i problemi. E purtroppo adesso anche noi non capiamo perché fino adesso non abbiamo avuto risultato, e tutte le nostre richieste fino ad oggi non è che sono state rifiutate, però nessuna risposta, ecco. Adesso vediamo, adesso grazie. Dunque, era solo quello. Non mi arriva chiara la voce, scusi. Prego, okay. Prego. No, era solo quello, una piccola testimonianza, e speriamo di risolvere questo problema a breve. E ringrazio tutti di nuovo. Grazie. Un altro, io, scusami. C'è un altro intervento? Prego. Intervento? Prego, no, volentieri, sono contento. Sì. No, era solo per dire che mi ha colpito molto il fatto di dover rischiare di andare incontro alla diversità, quindi non avere paura della diversità, e poi, come diceva stamattina Curi, se non altro per un fatto egoistico, perché sicuramente ci arricchisce, e quindi comunque affrontare questo discorso della paura del diverso. E poi l'altra cosa che mi ha colpito, che veramente tanto ieri, è il fatto di non fermarsi a ciò che ci divide, ma mettere insieme, e quindi fare uno sforzo per individuare le tematiche sulle quali si può invece davvero investire insieme, pur mantenendo la propria identità, cioè questa consapevolezza di dover mantenere la propria autenticità, la propria identità, che consente di lavorare però insieme sulle stesse tematiche che ci possono unire. Grazie. Grazie di questo bel suggerimento. Questo gruppo di progetto che come dire, garantisce la rigorosità dei contenuti del forum, dell'organizzazione del forum. I stuferosi dicono: non vogliamo farne un festival, ma un forum di studio, di incontro e di discussione, quindi di livello alto, come tutti avete apprezzato ieri e oggi. Quello di poter durante l'anno allungare, come abbiamo fatto col primo forum, dei momenti anche di gruppi di lavoro. E perché no? Grazie. Significa su alcuni temi come trasferiamo la diversità nell'azione del dialogo. Però dico anche agli amici laggiù, Mosè e vicino, vi chiedo pubblicamente, hanno accettato una pubblicazione, una provocazione, anche nelle vostre due comunità islamiche vogliatevi più bene, lavorate di più, lavorate insieme, perché questo è un bel esempio per il mondo sammarinese, che vi sa insieme anche nelle vostre diversità. Non vogliamo mica uniformità, non vi facciamo mica in copia e incolla, però ve lo chiedo, perché io so di difficoltà che avete avuto anche voi, come noi cristiani, tra parrocchie a volte
ci facciamo le scarpe. È arrivato il momento di mettere in atto, rivedetevi, ridisegnate la vostra attività, perché anche le istituzioni, se vi sanno divisi, fanno difficoltà ad ascoltarvi. Io lo so, parlo per cognizione di causa, non sto inventando. Vi prego, metteteci della buona volontà. È un elemento di accreditamento che fate su San Marino e vicino ai nostri dintorni. Renato, se posso, io vorrei fare un'altra testimonianza di diversità, perché io sono presidente del Comites, che è il Comitato dei cittadini italiani residenti all'estero, che ormai da tempo si sta battendo per vedere riconosciuti dei nostri diritti. E questa cosa qui spero che vengano presi in considerazione molto presto le nostre osservazioni, e perché per noi è questa cosa vissuta veramente come una violenza, il chiedere la rinuncia alla nostra cittadinanza, che è ius sanguinis, avere una cosa che è tua, che hai nel sangue, chiedere di rinunciarvi per appartenere ad un gruppo che tu hai scelto, perché tu hai scelto di rimanere a San Marino, hai scelto di fare una vita qui, secondo me non è una cosa corretta, e speriamo che questo dialogo serva anche poi alla politica. Ho sentito i segretari esprimersi, spero che dalle parole si passi anche ai fatti. Grazie. Grazie Diego, io devo ringraziare Diego per la mano che ci ha dato il Comites e gli amici del Comites. Ecco, l'esempio che tu porti, Diego, è esemplare, proprio esemplare nel senso paradigmatico, quello di dire: ecco un esempio in cui il dialogo ha bisogno di percorsi, in questo caso diplomatici, politici, istituzionali, perché è vero che certe diversità della grande comunità italiana che è qui. Io sono italiano residente a San Marino, ringrazio questo paese, ma mi sento ormai cittadino a pieno titolo per poter lavorare per questo paese a cui sono molto legato. Quello che faccio non è perché mi aspetto un'altra decorazione dal Presidente della Repubblica, già me l'ha fatta e sono contento, ma perché credo che questi rapporti vadano costruiti con un'attendibilità reciproca. I tempi, non è vero che la politica può fare tutto subito, non è vero. Le istituzioni, le leggi, questo significa che non è che io divento lo sceriffo di turno, no, no, siamo noi che condividiamo un problema. E questo fa forza. Quindi vi prego, non confondetemi con qualche mazziere di turno, assolutamente. Non mi ci credo, non lo voglio essere. Vorrei essere insieme a voi portavoce di esigenze diverse. E questo è possibile. E noi speriamo anche nella via diplomatica della nostra ambasciata, di certi momenti anche un po', come dire, più caldi di partecipazione. E cioè, ci sono i bisogni. San Marino ne ha un bel elenco, come tutti i paesi di questo mondo, perché San Marino sia un'isola di problemi, è anche un'isola di libertà e di tanto benessere, però i problemi ci sono. Quindi Diego, ti chiedo, fatti carico anche tu, insieme a noi, tu sei nel gruppo di progetto, questo potrebbe essere un bel argomento da approfondire con la comunità degli italiani qui, e di dire: signore, quale istanza vogliamo presentare? Perché sennò la diversità rimane una declamazione commovente, non ci coinvolge. E poi ci sono i problemi, pensate dei giovani che non hanno lavoro anche a San Marino, pensate delle donne. L'altro giorno ho incontrato una signora e ho detto: ho perso il lavoro io, mio figlio e fra poco mio marito. Facciamoci carico di questa situazione, ma non è che siamo gente miracolosa, no, assolutamente. Quello di dire: siamo portavoce di bisogni. Questo ci può aiutare anche, come dire, a stringere un po' di più i rapporti di dialogo che abbiamo voluto. Noi, Renato, sul tuo esempio ci stiamo provando.
Va bene, io grazie. Ringrazio tutti veramente per la vostra intensa attenzione, che da quassù è quasi commovente, ve lo devo dire. Non è facile un pubblico, microfono. Un pubblico così, non è facile. Ci avete creduto, adesso crediamoci fuori, no? Il buon Orazio avrebbe detto che c'è sempre una via di mezzo. Est modus in rebus sunt certi denique fines. Quos ultra citraque nequid consistere rectum. C'è sempre una via di mezzo. Ma di qua e di là ci sono pezzi di verità che si possono congiungere. È stupendo il mio Orazio, eh? Buona serata e grazie a voi tutti. Grazie a tutti. Buon ritorno a chi è venuto da fuori, come i nostri amici di Siliano e la signora che è presente, Siliano Montagna. Grazie Marta, buon ritorno a Teramo. Baffled.